tempo di dichiarazione dei redditi e quindi di presentazione di dichiarazione. Quindi con il corso di cui ci occuperemo cercheremo un po' di fare una sintesi delle novità della prossima dichiarazione dei redditi, in particolare dichiarazione dei redditi modello persone fisiche. Cercheremo di affrontare le novità per quanto riguarda quindi i familiari a carico, quindi qual è il limite per essere considerato familiare fiscalmente a carico, nonché cercheremo di fare una sintesi delle novità più importanti in tema di oneri deducibili e detraibili, quelli che danno la possibilità al contribuente di godere dello sconto in dichiarazione. Nel contempo quindi ci occuperemo di tutte le spese sanitarie, spese di istruzione e quant'altro, ma poi faremo anche un po' una sintesi di quelli che sono un po' gli aspetti più importanti del reddito di lavoratore autonomo, i professionisti. Cercheremo di capire quando quindi va dichiarato il reddito, quindi poiché nel caso di specie, come noi ben sappiamo, vale il principio di cassa, quindi il caso del professionista che incassa un assegno, piuttosto che il pagamento di una fattura a mezzo bonifico. Quindi il tutto ovviamente come sempre con l'ausilio di esempi e tabelle che cercheranno un po' di rendere più agevole e più facilmente comprensibile l'intera materia.